Come mai quest'anno è stato impostato sull'Africa la giornata del 1° maggio? Beh, per un sindacato che fa come prima suo impegno quello della lotta alla povertà e l'affermazione dei diritti, è doveroso parlare appunto delle Afriche, dei problemi che hanno, della fame che hanno, della fame di lavoro e di sviluppo che hanno. Come ha detto qualcuno, se non siamo noi a occuparci dell'Africa, rischia di essere l'Africa a occuparsi di noi, e cioè a vivere una immigrazione oltre il dato del fisiologico. Noi abbiamo bisogno che questi paesi si sviluppino, siano in condizione di vivere, di sopravvivere e di lavorare per uno sviluppo che sia uno sviluppo equilibrato in tutto il pianeta. Quindi c'è la volontà da parte nostra di indurre l'Africa ad aiutare l'Africa. Certo, noi lavoriamo molto con la cooperazione internazionale perché i paesi siano in grado di svilupparsi con le loro risorse. È evidente che occorrono degli aiuti, dei sostegni anche da parte nostra, e non sempre le cose vanno come dovrebbero andare. Per esempio, recentemente siamo riusciti ad ottenere la riduzione dei ticket, quelli che erano stati fissati in finanziaria. È stata una nostra battaglia, siamo contenti che siano stati ridotti i ticket. Non accettiamo che per trovare i soldi che compensano i ticket, questi soldi siano stati trovati riducendo le spese per la cooperazione internazionale. Non è così. Ecco perché abbiamo bisogno di un equilibrio complessivo anche nelle nostre politiche. Vogliamo lanciare anche un messaggio di integrazione proprio a livello del nostro territorio con questo festeggiamento, oppure questo è un altro problema ancora? No, sono strettamente connessi. Noi abbiamo in queste realtà, nel nostro paese, immigrati che sono qui da 20 anni, sono qui in regola, la prima regolarizzazione risale esattamente a 20 anni fa, lavorano, qui hanno la famiglia, qui mandano i bambini a scuola, pagano le tasse, hanno tutti i doveri degli italiani, non hanno i diritti degli italiani. Noi stiamo facendo una campagna, una battaglia perché venga esteso il diritto di voto anche agli immigrati. Devo dire che da questo punto di vista, mentre la Bossi-Fini è stata una legge di rottura, una legge xenofoba, adesso la proposta di legge dei ministri Amato e Ferrero va in tutt'altra direzione. Noi l'apprezziamo, l'approviamo, chiediamo solo una cosa: tempo, 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 che si faccia presto ad approvarle, perché davvero attraverso di questo passa il cambiamento anche per un diverso modello di integrazione. Quindi secondo te ci sono buone probabilità che riesca a passare questa proposta? Ce l'auguriamo. Vediamo molte ostilità da parte della destra, ostilità per noi ingiustificate, proprio dettate da odio, da razzismo. Noi ci auguriamo davvero che tutte le forze sane del paese siano in grado di approvarla al più presto. Complimenti, grazie davvero.